Nuovo appello delle mamme della Val Pescara, 13 comuni. Dal prossimo 12 ottobre, pensate, un solo pediatra per 1900 bambini. Situazione paradossale, solito rimpallo di responsabilità, ma comitato indomito, soprattutto determinato a tutelare la salute dei bambini. La portavoce Silvia Gioffrè. La situazione è, per così dire, insostenibile in questo momento. Assolutamente sì. Ad oggi abbiamo due soli pediatri e già così è insostenibile perché non hanno tempo di seguire tutti i bambini. Difatti, questi pediatri stanno facendo addirittura il tempo continuato. Di fatto è impossibile questo. Impossibile. Siamo solo a settembre, quindi le forme influenzali ancora arrivano. 1900 bambini. 1900 bambini attualmente divisi sui due pediatri. Il problema nasce dal fatto che adesso uno dei due pediatri è stato trasferito e la dottoressa incaricata di sostituirlo non ha accettato l'incarico. È una situazione che va avanti da un anno. È una situazione che va avanti da un anno perché noi fino al 2019 avevamo quattro pediatri per tutto il distretto. Contate che comunque Erano sufficienti? erano sufficienti, due di loro sono andati in pensione nel giro di un anno e non sono stati sostituiti. Abbiamo iniziato a prendere contatti con gli organi competenti per richiedere che almeno uno dei due pediatri venisse sostituito, però ci è stato spiegato che a causa di una normativa, l'accordo collettivo nazionale dei pediatri di libera scelta, non potevamo avere un terzo pediatra poiché non avevamo i numeri, perché la determinazione delle carenze viene stabilita ogni 600 bambini nella sola fascia di età 0-6 anni, quando poi effettivamente dai pediatri vengono iscritti fino ai 14 anni, quindi i pediatri erano massimalisti, però non veniva determinata la carenza perché nella fascia 0-6 anni non arrivavamo a 600 in più per determinare la nuova carenza. A noi basterebbe un 30% per avere diritto al terzo pediatra. Quali sono state le risposte che avete ricevuto? L'invito a questo incontro di lunedì nasce proprio da questo, perché la regione dà la colpa ad una normativa nazionale. Abbiamo sentito il ministero dice che è competenza della regione. La ASL dà la colpa ai sindacati, Solito rimpallo di i responsabilità. sindacati danno la colpa alla regione e alla ASL. Di conseguenza noi abbiamo deciso di mettere gli uni davanti agli altri per cercare di capire chi ha competenza su cosa e chi decide su cosa. Tra l'altro una provocazione sotto forma di volantino, leggiamo, cercasi pediatra disponibile per il distretto sanitario di Scafa. Sì, perché ad oggi ci viene anche detto che sono i pediatri che non vogliono venire nel nostro distretto. Allora noi facciamo un appello, se qualcuno ci ascolta, se c'è qualche pediatra che cerca un posto di lavoro, noi siamo a 20 minuti dal mare e a 20 minuti dalla montagna. Alcuni dei nostri sindaci offrono dei locali da adibire a studio pediatrico in maniera gratuita. Noi vi aspettiamo, se ci siete, noi vi aspettiamo.